Siamo qui a Palermo, chiudiamo una prima fase assembleare per l'approvazione dell'ipotesi di rinnovo della piattaforma per riprendere poi una seconda fase tra 15 giorni. Nel corso di questi giorni sono state tenute tante assemblee dal nord fino ad arrivare al sud e c'è stata una grande acclamazione, un consenso da parte dei lavoratori e delle lavoratrici che dimostrano sicuramente la validità di questo contratto che è una vittoria per tutti i colleghi che rappresentiamo perché è un contratto che è ampiamente inclusivo, è un contratto che ha una valenza non solo politica ma anche sociale e dà una grande dignità e un riconoscimento economico ai lavoratori, un riconoscimento che non va soltanto concretizzato in quelli che sono stati gli aumenti contrattuali ma tutta una serie di componenti che incidono sicuramente e ridanno un benessere economico ai lavoratori. Abbiamo inserito in questo contratto anche la centralità delle donne, abbiamo rilanciato quello che è la tutela delle donne, a partire dalla tutela della maternità, fino ad arrivare a quella che è la violenza di genere, abbiamo riportato al centro anche il sociale. Riteniamo che questo contratto possa trovare il favore anche in questo contesto assembleare e crediamo che una volta che sarà dato il via al rinnovo di quelle che sono anche tutte le norme all'interno del contratto si potrà sicuramente procedere a un lavoro fatto di contrattazione di secondo livello e che vedrà un confronto tra le organizzazioni sindacali e i singoli gruppi bancari.